soprattutto per scrivere la storia di questa terra, perché ci ha visto nascere, crescere, studiare, vivere in silenzio quello che siamo e che siamo sempre stati. Questo è davvero un momento storico per la Brianza. E oggi questa comunità sta realizzando quello che pareva solo un sogno, il primo Pride in Brianza. Speriamo che sia la Stonewall Brianzola, il primo anno di una lunga serie. 50 anni dopo. 50 anni in dopo Italia, arriviamo anche noi. È bellissimo, c'è un sacco di gente, un sacco di colori ed è giusto così. Finalmente anche in Brianza. Che si respira in provincia Brianza? Di sicuro si respira un'aria di volersi nascondere molto di più rispetto alle città. Le persone, quando annunciavamo loro l'esistenza di questo Pride, dicevano che potevano avere paura di mostrarsi in pubblico, di incontrare familiari, datori di lavoro, colleghi, compagni di scuola, e noi invece stiamo chiedendo loro di buttare giù la maschera e di essere quello che sono. Il nostro motto è vieni come sei, appunto perché vogliamo che le persone si sentano libere di esprimersi, di esprimere il proprio modo di essere. Che effetto le fa? È bello, colorato. Perché no? Il sindaco di Monza non è di questo avviso, tanti altri sindaci dei comuni brianzoli hanno concesso il patrocinio. Frenza del sindaco di Monza, lei ha scelto di partecipare, come mai? Noi abbiamo scelto di partecipare per dire una cosa sola, che non ci devono essere discriminazioni di nessun genere. Il comune di Agrate ha voluto esserci, ha voluto metterci la faccia. Io credo che in questo la società è ancora più avanti di noi, ancora più avanti della politica, ancora più avanti degli amministratori. E io invece voglio essere al passo con la società e non con gli amministratori. Non possiamo restare in silenzio. Perciò oggi i nostri corpi si levano. Nessuno escluso.